Il 9 di marzo ho postato questa storia dove praticamente chiedevo chi volesse fare uno shooting su FaceTime così per scherzare e fondamentalmente poi ragionandoci con dei miei amici eccetera ho pensato che non fosse completamente una cagata e quindi dal nulla niente mi è partito questo concept di fare le foto in remoto, poi ho visto che Alessio Albi le ha fatte e le ha postate e quindi cioè se le ha fatte Alessio Albi cioè devo farle anch'io e quindi niente oggi proviamo insieme a fare delle foto in remoto con Eleonora che avete già visto sul canale e si è subito prestata stata questo esperimento e si presta sempre ad ultimi esperimenti, quindi ti vogliamo bene, Ele. E quindi niente, oggi facciamo le foto in remoto insieme. Iniziamo. Ok, eccoci qua in postazione, facciamo un paio di test adesso prima di vedere un attimo come verrà. Onestamente non c'è molto tutorial qua in questo caso, semplicemente ci basterà andare a scattare delle foto da una chiamata di Skype piuttosto che FaceTime, eccetera. Possiamo fare o delle screen oppure alcuni software permettono di fare direttamente delle screenshot interne tipo Skype. Vi consiglio app che vi permettano di spostare anche il vostro riquadro. Penso a FaceTime, penso a Skype. Hangouts mi pare anche, comunque ce ne sono davvero una marea, quindi le possibilità sono infinite. Comunque adesso vi terrò questa camera accesa, farò vedere comunque con un po' di registrazione dello schermo tutto il backstage. E nada, io spero che questo piccolo esperimento slash tutorial slash backstage vi possa un po' ispirare a cominciare e continuare a creare nonostante le limitazioni. E direi di passare allo schermo che così magari vi faccio vedere anche un po' di backstage. Cioè metto così anche io parte 2. Spacca, spacca. Vieni più avanti se riesci tipo a metterti dove è il sole tipo metà su un occhio solo, sarebbe il top. Se riesci a spostare anche un pelo il computer, che così sei dentro perfettamente. Beh, ecco, perfetto. Non so perché mi stia mettendo in posa anche io, visto che non ci sarò più. Io nel dubbio scatto, non sto ben capendo perché va a strasca. Aspetta che riscatto qua. Belle queste. Prova a far sul letto, tipo metterti. Aspetta che ti faccio vedere fisicamente com'è, come bisogna. Tipo così. Che ti piazzi qua così, no? Tipo che ti metti. Ah, aspetta, aia. Tipo che ti metti così, no? Sul letto, girata di fianco. Però non so come spiegartela, quindi te la mostro così. O se no, anche in avanti così spaccherebbe. Però aveva più senso come prima. Niente, direi che per oggi è tutto. Io mi sono divertito un sacco, spero vi siete divertiti anche voi a vedere questo backstage. In realtà è molto semplice, alla fine le foto live di FaceTime sono state, probabilmente sono il mezzo migliore per cercare di fare questo shooting perché appunto la foto poi viene scattata sul telefono dell'ospite e poi viene inviata e caricata, quindi la risoluzione non si va a perdere, non ci sono problemi di connessione. E nulla, intanto che scorrono alcuni degli scatti, io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video vi sia stato utile o che vi abbia ispirato a creare. Inoltre, nel caso doveste anche voi fare foto in remoto e postarle su Instagram, vi invito a taggarmi e mandarmele così almeno le reposto e posso dargli un'occhiata e darvi un po' anche il mio feedback. Detto questo, per non perdervi nessun altro aggiornamento e contenuto, potete seguirmi su Instagram @pirozphotos, iscrivervi al canale e noi ci becchiamo alla prossima. Sono Eleonora e sto girando questo video direttamente da camera mia, ovvero la location dell'ultimo shooting che ho scattato con Davide. Non sono convinta che questo sia il set ideale, ma confidiamo nel messaggio che abbiamo tentato di trasmettere. E nulla, un abbraccio a tutti. Pazzesco. Prima scrivi un attimo ad Alessio Albi, dici Ale. Come hai fatto? Ma lei l'ha fatta con Skype, secondo me. No, è strapiccola, però è caruccio, aspetta che la giro. Sei la prima persona che sento Allora, dire caruccia nella vita reale. Sono io che però c'ho una faccia di m***a che sto scrivendo. Tu posa a me, mi piaceva la tua posa, posa a me però perché io non sono capace. È stra difficile perché devo fare anch'io, cioè non sono abituato a dover fare qualcosa intanto che scatto. Non sono capace a sorridere io normalmente, cioè Non sono non capace. sono capace a È sorridere. così.